Sony, ma che cazzo fai? Hanno annunciato i nuovi film in uscita. In realtà c'è prevedibilissimo il nuovo Ghostbuster 4, visto che il terzo non è andato neanche così male paragonato a quella schifezza di reboot al femminile. Poi hanno annunciato anche lì prevedibilissimo Venom 3, che wow, non vedo l'ora di vedere un altro Venom dove chissà quale personaggio riusciranno a distruggermi dopo avermi fatto a pezzi carne. E non riesco a capacitarmi di come una persona possa vedere quel film e dire ok, è bello. Soprattutto se una persona conosce Carnage, quel film è terribile, io ho avuto male al cuore nel vederlo. Stanno costruendo questo universo attorno ai cattivi di Spider-Man senza Spider-Man, e questo universo prevede Kraven, che deve uscire, prevede il film su Madame Web, che deve uscire, prevede forse un film su Spider-Woman, e adesso hanno annunciato un film su El Muerto. El Muerto, ma chi se lo caga El Muerto? Luchador messicano, un wrestler mascherato il cui scopo è fare un incontro di wrestling con Spider-Man. Fine! Cioè, dai, veramente, questo va a fare un film su questo personaggio? Ma perché? Ma perché? Ti prego, fermati, smettila! Ma io mi chiedo poi come facciano questi film, considerando anche Morbius, come facciano ad avere successo? Io davvero non riesco a capirlo, non riesco a capirlo. Se mi seguite sul canale YouTube avevo fatto vedere questo Funko di Venom in versione Luchador, e mi sa che a questo punto sono stato profetico.